46. Grazie, Signore. Alleluia. Siamo da questo momento in diretta a Parma, sotto la tenda della Chiesa Cristiana Evangelica Assemblea di Dio in Italia di Parma, dove la nostra comunità per il mese di giugno, ogni sera alle ore 20, la domenica mattina anche alle 10 e alla mattina abbiamo anche la preghiera alle 9:30, la nostra comunità si riunisce per adorare Dio, per ascoltare la parola del Signore, per testimoniare di Cristo Gesù, il Signore, il Salvatore. E leggiamo insieme la scrittura, Vangelo di Marco, capitolo 10, dal versetto 46. Ripeto, Marco 10:46. La parola del Signore dice così: poi giunsero a Gerico, e come Gesù usciva da Gerico con i suoi discepoli e con una gran folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, cieco, mendicante, sedeva presso la strada. E udito che chi passava era Gesù il Nazareno, iniziò a gridare, a dire: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. E molti lo sgridavano perché tacesse. Ma quello gridava più forte: figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù, fermatosi, disse: chiamatelo. E chiamarono il cieco, dicendogli: fatti coraggio, alzati, egli ti chiama. E il cieco, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne a Gesù. E Gesù, rivolgendosi a lui, gli disse: che vuoi che io ti faccia? Il cieco gli rispose: Rabbunì, che io recuperi la vista. E Gesù gli disse: va, la tua fede ti ha salvato. E in quell'istante egli recuperò la vista e seguiva Gesù per la via. L'episodio che abbiamo letto è sicuramente molto conosciuto per chi è avvezzo con la lettura della Bibbia, della parola di Dio, dell'Evangelo. È un episodio che ci presenta Gesù che stava passando e uscendo da Gerico, dove vi era entrato per l'ultima volta, perché dopo Gerico andò a Gerusalemme, dove venne arrestato, condannato, crocifisso. E qui a Gerico Gesù fece qualcosa di straordinario, operò la guarigione di due non vedenti, salvò Zaccheo e guarì anche quest'altro non vedente, Bartimeo. E possiamo notare innanzitutto dal nostro testo, da come ce lo presenta l'evangelista Marco, che quest'uomo versava in una condizione particolare. Dice il testo che Bartimeo era cieco, mendicante e sedeva presso la strada. Con queste tre pennellate di questo quadro sicuramente non buono per Bartimeo, lo scrittore biblico mette in evidenza la condizione di sofferenza, di disagio, di difficoltà nella quale versava questo non vedente. E questo ci parla di quella che può essere la tua condizione da un punto di vista spirituale, morale. Come Bartimeo si trovava nella sofferenza, si trovava nel dolore, si trovava nella solitudine, si trovava a dover dipendere dagli altri per ricevere il necessario per poter vivere, così anche tu ti trovi da un punto di vista spirituale. Vediamo che a un certo punto dice il nostro testo che, udito che chi passava era Gesù di Nazareth, fece qualcosa, gridò a Gesù. Udì. Dio sia ringraziato perché possiamo udire il messaggio dell'Evangelo, perché la fede in Cristo viene dall'udire e udire la sua parola. Questa mattina ascolta ciò che il Signore ti dice attraverso la sua santa e divina parola.
perché la parola di Dio susciterà, creerà, accenderà nel tuo cuore la fede in Gesù, la fede in quella che può essere l'opera di Cristo nella tua vita, al di là di quello che può essere il tuo bisogno, anche se come Bartimeo ti trovi in una situazione di disagio, di difficoltà, e nessun uomo può cambiare la condizione nella quale tu ti trovi. Gesù può tutto, Gesù può ogni cosa. Ma ciò che mi colpisce è un particolare che fa Bartimeo. Un particolare che troviamo due volte nel nostro testo. Prima di tutto lo leggiamo nel versetto 47. E Bartimeo, udito che chi passava era Gesù il Nazareno, iniziò a gridare e a dire: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Notate, Bartimeo iniziò a gridare, iniziò a gridare, e quando lui iniziò a gridare non venne incoraggiato, anzi qualcuno cercò di farlo azzittire e molti lo sgridavano perché tacesse, ma quello gridava più forte. Iniziò a gridare e si mise a gridare più forte. Il titolo che voglio dare alla meditazione di questa mattina è "Grida più forte". Inizia a gridare a Gesù. Attenzione, gridare non indica, nella sua accezione più precisa, completa di questo termine, soltanto alzare la voce. Da un punto di vista, gridare, secondo la parola del Signore, indica quell'invocazione rivolta a Dio dal profondo dell'anima, del cuore. È la richiesta accorata, sentita, fatta al Signore. Noi possiamo gridare a Dio anche senza far udire la nostra voce agli uomini. Gridare, iniziò a gridare e si mise a gridare più forte. Più che sottolineare il fatto che iniziò a gridare, anche qui potremmo fare tante belle considerazioni, ma il tempo non ce lo consente, vorrei concentrarmi su questo secondo aspetto dell'invocazione di Bartimeo. Gridò più forte. Perché Bartimeo gridò più forte? Innanzitutto per far sentire i suoi sentimenti a Gesù, per esprimere i suoi sentimenti nei confronti di Gesù. È importante gridare, gridare più forte, perché c'è sempre qualcuno che ti vuole azzittire. Qualcuno che vuole gridare alle tue orecchie, al tuo cuore, perché tu smetta di gridare al Signore, perché tu smetta di rivolgerti a Lui. Se qualcuno qualcosa ti vuole azzittire questa mattina, mentre tu hai iniziato a gridare al Signore, hai iniziato a riporre la tua fiducia in Lui, la tua fede nell'Iddio Onnipotente, questa mattina non lasciarti condizionare, grida più forte. Forte. Perché gridava più forte Bartimeo? C'era una motivazione, c'era qualcosa che spingeva questo non vedente a gridare più forte di coloro che lo volevano far azzittire. Innanzitutto la certezza nella parola di Dio. Abbiamo detto che Bartimeo aveva sentito parlare di Gesù. E la parola di Dio era entrata nel suo cuore, la fede si era accesa nella sua vita, aveva questa certezza della persona di Gesù. Infatti, da come lo chiama Gesù è chiaro che aveva ben compreso quest'uomo, anche se non vedeva Gesù,
chi aveva lì vicino a lui il figlio di Dio, il figlio di Davide. Non vedeva, ma sapeva per fede. Ecco perché continuò a gridare e gridò più forte per la certezza che lui aveva nel suo cuore, nella parola di Dio. È la certezza in quello che Dio dice attraverso la sua parola che ci porta a gridare e a gridare più forte. Chi non ha riposto la propria fede nella parola di Dio, quando si rivolge al Signore e viene azzittito, si ammutolisce, perde la speranza. Chi invece ha riposto la propria fiducia nel Signore e in quello che Dio dice nella sua parola, non soltanto inizia a gridare, non soltanto si rivolge al Signore, non solamente spera in Dio, ma quando viene sgridato e invitato a tacere, grida più forte. È la parola nel cuore che ci fa gridare più forte. Riponi la parola di Dio nel tuo cuore, credi a ciò che il Signore ti dice attraverso la parola scritta e tu avrai quella forza spirituale, quella convinzione, quella determinazione a gridare più forte a Dio. Alleluia. Ma ancora, la fede nella persona di Gesù. Lui aveva fede nella persona di Gesù. Sicuramente la fiducia di Bartimeo era stata tante volte delusa dagli uomini, perché gli uomini tutti prima o poi deludono. E magari chi è stato deluso dagli uomini smette di rivolgersi a loro per avere aiuto, perché sa che non può venire nessun aiuto dagli uomini. Chi invece, come Bartimeo, ha riposto la propria fede nella persona di Gesù, anche quando gli uomini stessi, coloro che magari potrebbero aiutarti, ti azzittiscono, ti vogliono azzittire, se tu hai fede in Gesù, gridi e gridi più forte. Alleluia. Grida Gesù, perché la tua fiducia è in Lui. Non è in un uomo, non è in te stesso, non è nelle circostanze. La tua fiducia nel Signore Gesù non sarà condizionata da quello che vivi. E per rifarci a Bartimeo, per quello che non vedi, perché la tua fiducia rimane nella persona meravigliosa di Gesù e ti porta a sperare contro speranza e a gridare più forte. Ancora, la fiducia nell'opera di Cristo ci porta a gridare più forte. Quest'uomo non smise di avere fiducia in Gesù e in quello che Cristo poteva fare per lui. Perché se avesse smesso di avere questa fiducia, non avrebbe gridato e gridato più forte. Ma non soltanto Bartimeo gridò più forte per esprimere i propri sentimenti, egli gridò più forte per non farsi azzittire. È bello questo. Iniziò a gridare. Iniziò subito in quarta, diremmo noi. Partì in quarta. Non dice il testo, Bartimeo si rivolse a Gesù, Bartimeo chiese l'intervento di Gesù. No, inizia a gridare. Dice, iniziamo subito nel modo giusto, in modo che io possa coprire con la mia voce tutti coloro che stanno parlando. Immaginate, tenete anche presente una cosa, viviamo in una zona, qui siamo ambientati in una zona dove c'era la gente, dove c'era folla, c'era un vocio molto sostenuto, le persone si esprimevano e si facevano sentire in maniera molto, non erano composti, non erano pacati nel loro dialogare con gli altri, c'era movimento, c'era rumore. Allora lui inizia subito gridando a Gesù e quando lo vogliono azzittire, lui
grida più forte, più forte. Riesce a coprire tutti quanti gli altri. Gridare più forte per non farti azzittire. Devi gridare più forte di chi? O meglio, più che di chi, di che cosa? Devi gridare più forte rispetto ai dubbi. I dubbi gridano, sapete? I dubbi alzano la voce. Ti capita mai nella tua mente che i dubbi alzano la voce e con prepotenza ti vogliono azzittire? E con prepotenza ti vogliono spegnere? Ti vogliono demotivare? Ti vogliono fiaccare? A me capita che i dubbi si fanno sentire. Non dico il dubbio, i dubbi, perché sono tanti, sono alleati, sono incalzanti, sono continui, sono perniciosi. E quando i dubbi vogliono azzittirti, tu grida più forte, grida al Signore, grida più forte di tutti i tuoi dubbi che in questo momento si stanno affollando nella tua mente, di tutti i tuoi dubbi che stanno salendo dal profondo del tuo cuore, di tutti i tuoi dubbi che non ti fanno vedere Gesù. Sapete, Bartimeo poteva avere il dubbio, ma Gesù è ancora qua? Lui non aveva sentito Gesù. Aveva sentito che c'era Gesù. Lui non aveva ancora parlato con Gesù, ma la sua fede era nella parola, in quello che aveva udito. Lui non si basava su quello che vedeva, lui si basava sulla parola udita, e i dubbi non riuscirono ad azzittirlo perché lui gridava più forte. Sapete, da un punto di vista umano, Bartimeo era svantaggiato rispetto a noi. Era in una condizione di svantaggio, di inferiorità. Eppure lui grida più forte di tutti quelli che potevano essere i suoi dubbi. Chi grida più forte è perché ha fede nel Signore e non si lascia condizionare dai dubbi. Ci sono sempre i dubbi. Vi ricordate, per esempio, giusto un episodio biblico, ne potremmo citare decine, Giovanni il Battista, colui che gridava addrizzate la via, lui gridava addrizzate la via, colui che gridava ecco l'agnello di Dio, indicando Gesù, colui che non aveva peli sulla lingua, che gridava fate frutti degni del ravvedimento, colui che diceva a Erode quello che era giusto dirgli, gridava. Ma poi, quando era in prigione, lui sapeva che da lì a poco sarebbe stato ucciso, aveva dei dubbi e mandò a dire a Gesù: ma sei tu il Messia o ne aspetteremo un altro? E Gesù gli mandò a dire: andate, dite a Giovanni, i ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, e soprattutto il messaggio del regno di Dio è predicato. Grida più forte dei dubbi. Ma ancora le paure, quante paure! Nel cuore dell'uomo ci sono molte più paure di quello che si può immaginare, di quello che si può vedere, perché tutti noi, fratelli e sorelle, soprattutto se siamo adulti, siamo portati a nascondere le nostre paure perché sono sempre un motivo di vergogna. Come, tu hai paura? Immaginate un attimo una cosa. Se noi, quando i nostri figli, bambini, vengono a dirci quelle che sono le loro paure, cominciassimo a raccontare le nostre paure, forse non ci crederebbero. Ma come, papà, mamma, tu hai queste paure nel tuo cuore? Se noi cominciassimo a raccontare tutte le nostre paure ai nostri bambini, credo che ci direbbero: papà, mamma, coraggio, tu hai più paure di me. E sarebbero loro a incoraggiarci, perché noi abbiamo più paure a volte dei bambini. Le paure. Sapete, la paura non è peccato. La mancanza di fiducia in Dio è peccato.
Allora, quando tu hai paura, notate nella Bibbia quanti uomini di Dio avevano paura. Avevano paura. Ma quando hai paura, riponi la tua fiducia nel Signore. E se c'è una qualche paura questa mattina nel tuo cuore, grida più forte di tutte le tue paure. Poi ci sono gli scoraggiamenti. Siete scoraggiati qualche volta? Se qualcuno questa mattina non è scoraggiato, non si preoccupi, presto farà parte anche lui di coloro che sono scoraggiati. Perché tutti noi abbiamo momenti di scoraggiamento, non saremmo umani se non ci scoraggiassimo. Quando lo scoraggiamento ti vuole azzittire, ti vuole mettere il bavaglio, grida più forte. Tu grida più forte. Gridare più forte per esprimere i propri sentimenti, gridare più forte per non farsi azzittire e infine gridare più forte per rivolgersi al Signore. Potremmo quasi dire, anche se tra virgolette lo metto, questo termine, gridare più forte per farsi sentire da Gesù, anche se Gesù sente tutto, ode tutto, ascolta tutto. A Gesù. Perché lui gridò più forte? Perché lì c'era Gesù. Tutto quello che gli altri gli dicevano, notate, anzi, lui agisce in maniera proprio opposta. Opposta. Mi piace questa espressione che voglio rileggere per la terza volta, concedetemelo. E molti, non era uno, non erano due, non erano alcuni, e molti. Cosa fanno questi? Quando quest'uomo, questo non vedente, grida a Gesù, non vanno e lo incoraggiano, non vanno per sostenerlo, non vanno da Gesù per dirgli: senti, lì c'è uno che sta gridando, forse tu non lo senti, anche se Gesù è stato il primo a sentire il grido di Bartimeo. Molti lo sgridavano perché tacesse. E non credo che gli dicevano: senti, per cortesia, abbassa la voce. Molti lo sgridavano perché tacesse. Taci! Ammutolisciti! Stai zitto! Immaginate con che autorevolezza e forse anche autoritarismo gridavano a quest'uomo di tacere. E quest'uomo non si fa impaurire. Non si fa scoraggiare. Immaginate un attimino questa scena, quest'uomo che grida a Gesù a una certa distanza, lui non sa dove si trova Gesù perché non lo vede, circondato da tante persone, sia Gesù, lui dove si trovava, c'era una folla che gridava, che parlava, c'era chi faceva i propri affari, vendeva, comprava e, ripeto, lì era un contesto dove c'era tanto rumore. Tanto rumore, qualcuno che gli dice, diversi si avvicinano, taci, stai zitto, ma quel gridava più forte, perché lì c'era Gesù. Fratello, sorella, qui c'è Gesù, grida più forte. Ma come, Gesù non mi ascolta? No, non è che Gesù non ti ascolta, è che altri ti vogliono azzittire. Grida più forte. La presenza di Gesù, ma ancora la potenza di Gesù. Ecco perché lui gridava più forte. Qui c'è Gesù. Io lo so. Lui può intervenire, lui può operare. E quando lui si mise a gridare più forte, cosa avviene? Un miracolo. La guarigione, no, aspetta, il miracolo non è tanto nella guarigione, è in qualcos'altro. Sentite bene cosa dice il testo. E Gesù, fermatosi, è riuscito a fermare Gesù. Sapete cosa leggiamo prima di questo episodio?
quando Gesù seppe che era arrivato il suo tempo per dare la sua vita quale prezzo di riscatto, si mise, sentitemi, risolutamente in cammino verso Gerusalemme. Come a dire, nessuno mi deve fermare. Ora io devo andare a Gerusalemme per dare la mia vita quale prezzo di riscatto per i peccatori. Sapete chi è stato il primo a volerlo fermare? Il diavolo. Poi Pietro, tanti, hanno provato a fermarlo. Gesù si ferma. Sapete, è l'ultima volta che Gesù si ferma prima di arrivare a Gerusalemme. È l'ultima volta. Si ferma. Perché? Perché Bartimeo aveva gridato più forte. Gesù non si ferma quando Bartimeo inizia a gridare. Gesù si ferma quando Bartimeo grida più forte. Ma Gesù ancora non si è fermato. Grida più forte. Ma Gesù ancora non si è rivolto a me. Grida più forte. Ecco perché dobbiamo gridare più forte. Più forte. E Gesù, fermatosi, disse: chiamatelo. Dovete chiamarlo, perché io devo fare qualcosa per questa persona che ha fede in me, per questa persona che è decisa. Sapete, Bartimeo non sarà messo fuori dal regno di Dio appartenente alla categoria di coloro che saranno considerati codardi, perché lui si mise a gridare più forte. Non era un codardo, non aveva paura, era deciso. Non aveva forse Gesù detto in un suo insegnamento: il regno di Dio appartiene ai violenti, cioè ai decisi, ai risoluti? Potremmo parafrasare: a quelli che gridano più forte. A gridare più forte, chiamatelo. E quelli che lo avevano provato ad azzittirlo, ora cosa fanno? Chiamarono il cieco dicendo: agli uomini, fratelli, attenzione, fatti coraggio, alzati, egli ti chiama. Se andiamo dietro alla gente, fatti coraggio, alzati, egli ti chiama. Quelli che avevano detto: stai zitto. Perché? Perché avete notato, ora prevaleva la parola di Gesù. Gesù stava gridando più forte di tutti lì. Stava dicendo, e tutti si erano dovuti azzittire senza alzare la voce. Perché Gesù non ha bisogno di alzare la voce. Perché Gesù è la parola fatta carne. Chiamatelo. È una questione tra me e lui. Avete notato? Egli ti chiama. Gesù non dice: accompagnatemelo, andate a prendermelo. E loro non dissero: ti accompagniamo, chiamatelo, perché ora riguarda me e lui la questione. Perché lui ha gridato a me, lui ha gridato più forte a me, e voi volevate azzittirlo. E il cieco, gettato via il mantello, guardate i gesti forti, balzò in piedi e venne a Gesù. Gettò via il mantello. Immaginate questa scena: gettò il mantello, balzò in piedi e andò a Gesù. E Gesù cosa gli dice? Che vuoi che io ti faccia? Ma come? Tu hai detto: abbi pietà di me. Adesso Gesù ti dice: che cosa vuoi che io ti faccio? E il cieco rispose, non dice si mise a gridare ancora più forte, perché ora era davanti a Gesù, a tu per tu con Gesù, che io recuperi la vista. Va, la tua fede ti ha salvato. In quell'istante egli recuperò la vista e seguiva Gesù per via, perché aveva gridato più forte.
Se gridi più forte, succederà sempre qualcosa di meraviglioso, purché tu gridi a Gesù. Alziamoci a Lui, alziamoci in piedi.